Grazie allora a Roberto Secci, andiamo a Milano adesso, l'annuale appuntamento del Salone del Risparmio si è aperto all'Università Bocconi, riuniti gli operatori del settore tra banche e società di gestione, è intervenuto poco fa il Ministro dell'Economia Padoan, andiamo in diretta di nuovo da Andrea Silla. Buongiorno, in questo 2015 faremo tre cose essenzialmente: consolideremo il bilancio, faremo scendere il debito e ci impegneremo nelle riforme strutturali. Il ministro per l'economia Piercarlo Padoan interviene al Salone del Risparmio di Milano, organizzato da Assogestioni e dall'Università Bocconi, e indica le priorità per il nostro paese, tra le quali appunto le riforme strutturali. Padoan ne cita alcune, tra cui la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della giustizia civile. Perché, dice Padoan, non è importante solo per la gente, ma è fondamentale anche per i mercati. Sentiamo un passaggio del ministro e poi linea allo studio. Penso di poter dire che l'Italia sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto in misura tangibile la fiducia delle istituzioni internazionali, a cominciare dalla Commissione europea. Deve vincere definitivamente la battaglia della fiducia dei suoi stessi cittadini, delle famiglie e delle imprese. Quando questa fiducia continuerà a consolidarsi, come sta già avvenendo, il risparmio assumerà sempre più la sua funzione non di difesa contro l'incertezza, ma di utilizzo ottimista, compreso per il risparmio del futuro, come è stato appena detto, i risparmiatori del domani, con un'espressione estremamente efficace, di allocazione delle risorse. E allora a quel punto potremmo dire che in qualche modo il cerchio avremmo ottenuto la quadratura del cerchio. Questo almeno è nell'intenzione del governo. Lì nello studio.